I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del neocostituito gruppo di Gioia Tauro hanno tratto in arresto ad Amsterdam il latitante 33enne Bonarrigo Gioacchino, ritenuto un elemento di rilievo nell'articolazione territoriale dell'Andrangheta Cosca Bellocco, operante prevalentemente nell'area tirrenica reggina e con importanti ramificazioni sia in Italia che all'estero. Il Bonarrigo si era sottratto nel 2011 alla cattura in quanto destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale procura distrettuale per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In particolare, l'attività di ricerca avviata dalla polizia olandese su input investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria e sotto la costante direzione della procura distrettuale ha consentito di far emergere la facilità e la capacità di movimento del Bonarrigo sotto false generalità sul territorio europeo e in particolar modo nella capitale olandese, ove il Bonarrigo stesso, a seguito di protratti e prolungati servizi di osservazione svolti anche con carabinieri del gruppo di Gioia Tauro inviati appositamente in quel paese, è stato dapprima localizzato, poi rintracciato, immediatamente riconosciuto dai carabinieri presenti e poi tratto in arresto.